Amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ed eccoci tornati nell'Eternal Adventure Pack, pronti per una delle sfide più difficili della storia. Tutti voi ci avete avvertito che quello che stiamo per affrontare è l'inferno sottoterra. No! Ed è veramente fantastico perché in tantissimi ci avete avvertito. Quindi noi vi ringraziamo tantissimo per tutto il supporto che ci date sempre nei commenti. Grazie. E per in qualche modo stare interagendo con noi in questa serie. Anche quando ci dite di piazzare un sacco di Pandora nel villaggio. Utilizzeremo questa come base da cui poi ritorneremo quando prima o poi usciremo forse a rivedere le stelle. Ma nel frattempo cercheremo di fare qualche piccola base sotterranea. Ma volendo potremo tornare temporaneamente in questa qua. Dove abbiamo poi tutta la roba. Se scende. Ok, bene. Ok, comincia a primare. Darkness is coming. Jackie è staccato. È qui con la tenebra che vuole staccarci a pezzettini. Dice questo buco è meglio chiuderlo. Sì, è meglio chiuderlo. Che c'è? E appunto. Bella gente, chiudi. Ecco. Stanno lì, allora, prendi le ragnatele perché ci serviranno tantissimo. Guarda che posto. Ho l'acqua, possiamo usare l'acqua. Guarda che... Attento! Allora, facciamo così. Chiudiamo le porte. Ah, non sono pezzi piccoli, sono gente spiaccicata a terra. Metteremo dei tappi nelle zone in cui non andiamo a visitare. Ah, aspetta, un tripwire. Cosa fa il tripwire? Prendi le stringhe! Che cos'è? Un gatto maledetto! Da dove? No! Ma dove è uscito? Hanno rotto i blocchi, amore! Amore, hanno rotto i blocchi! Che è sta storia? Diamine. Scusa! Come hanno rotto i blocchi di dentro? Ci vuole un altro materiale! C'erano i blocchi, non ci sono più! Sali! No, ci sono, scusa! Ma noi abbiamo vinto perché uno zombie mi ha rilasciato la patata! Scusa, ma l'hai tolti tu, sti blocchi? No, li ho tolti io! Ma scusa! Ah, no, questi di sotto sì! Ma... Gente, ho le allucinazioni? Gente, amore? Sì! Ma io mi sei... Facciamo finta di niente! Ma senti... Non l'avevamo chiuso? Allora no, l'avevo chiuso ma poi l'ho tolto perché... E non l'hai più rimesso? No. Ah, sei fumato? Ma allora? Allora, mi fai prendere spavento che mi sono le cose. Gatti mannari. Ok, cosa fa no, questo? No, non c'è niente, l'ho già tolto È io. Vuoto. Allora, cosa se ne facciamo? Piglia... Allora, aspetta, non posso sprecare... Vai con la... Cosa? No, hai provvigliato! Via, muore, scappa! Ce ne sono 150.000! Non sono ancora estinti nonostante non mangio da settimane qui sotto. Ma tentate. Quanti? Ma non siamo neanche usciti a vedere cosa c'è fuori. Io ho detto cosa sarà quel posto laggiù. Non siamo neanche usciti da vicino. Maledetto. La mamma mia. Vabbè, ho capito però. E che cos'è? Mamma mia, qua è che alito pesante, gente. Capisco che non avete tanti ospiti, però anche tra di voi abbiate un pochino di gatto. Ciao gatto. Ciao. Guarda, scappa! No, datemi scappa! Guarda quanto ketchup! Non ci credo! Stiamo praticamente combattendo contro delle patatine fritte. Hai presente quei muri che abbiamo piazzato? No! Tenta, ho colpito te! Scappa! Sei senza maglietta! Sono senza maglietta! No, mi prendo freddo! Accidenti! Vabbè, la carovana! Ecco, l'ho messa! Oh, mi sono meglio. No, scappa! È poca vita! No, sono venuto su! È poca vita! Io sono messo male? No, ancora! No, troppo veloci sti gatti! Gatto maledetto! Sono troppo veloci! Scheletro! C'è una... Gatto maledetto! Chiudi, chiudiamo! Dobbiamo chiudere! Sono troppi gatti! Fa po' muoio! Come faccio a chiudere? Sta festa! Dobbiamo chiudere, amore! Ho capito, non riesco a chiudere! Ok, ho chiuso! Non urlare! Capito, cane? Non si urla da morto. Bravo. Basta. Ecco. Chi abbaia non urla, si solleva dire. Mamma mia. Ma che è lì sotto, l'inferno? Cosa avevamo detto Sono all'inizio? Sono pure maledetti. Che è sto schifo? Ci avevano avvertito. E tu che vuoi questo? I nostri sotto, cari amici che sarebbe andata male. Brucia. Ci avevate detto che era difficile. Troppo e noi abbiamo detto, ma tanto ce la facciamo. C'è un cane lì sotto, attento, cane. Ora io vorrei vedere quanta gente c'è. Non posso, vi prego, sarà una follia. Voglio vedere quanta gente c'è fuori. So che tutti voi volete che per sbaglio che c'è un sottotetto qua. Che torce! Paura mi fa. Tutti voi lo volete sapere, tutti volete che io caschi per sbaglio. Ma tanto gli scheletri però che hanno l'arco. Esatto, ma io non cadrò. Ok. Però, Scusa, no, non mi avete...
Te la volete? Ma l'ho visto, l'hanno visto subito. È mamma mia! Mamma mia! Non ho mai visto una tale quantità di mob. Tra poco muoio, muoio. Ci sono talmente tanti mob che non mi manco notato le birce. No, le ho viste le birce, solo che mi fanno un vai, po' impressione. Via, ok. È stata una roba pazzesca. Non ho mai visto così tanti mob. Io tappo il buco, è meglio. Allora, come vedete abbiamo schiacciato un po' di pasta. Cosa abbiamo rilasciato nel buco, cosa abbiamo lasciato? La patata! Abbiamo vinto. Mamma mia, paura. Che paura. Ho detto stanno entrando. No, vi immaginate se per sbaglio cercavo di mangiare più da vicino e avevamo perso. Non osare. Se io apro la porta, io apro. Se tu apri la porta ti brucio. Io l'apro. No, andiamo. Siamo mezzi morti però. Aspetta, c'è il cane. No, il cane! Praticamente abbiamo un allevamento qua. C'è un allevamento. Ci hanno seguito. Che tene. Quando si dice mi ha seguito fino a casa si intende questo. Allora. Ce la facciamo a uccidere? Aspetta, facciamo una Guarda le togli le tue cose armaturose. Guarda! Sì, gli vuoi buttare giù con l'acqua? È una possibilità. Provaci, amore, provaci! Spingiamoli giù! Stanno andando molto giù. Vabbè, però non salgono facilmente. Annegano così. Li vuoi fare? È vero! Annegare. Sei un genio! Li anneghiamo! Sono stupidi. Non puoi combatterli con la forza brutta, combatterli con il cervello. Ma io mi sono sprovvisto. Vabbè, provvederò anche per te. Grazie. Aspetta, c'è ancora dei cani. Capito? Allora vincono per te. Ecco perché vogliono entrare. Vogliono te. Te l'ho detto. Aspetta, che io ho più sicuro. Questi sono alti. Sono alti. Non passano. Sono alti e non passi. Allora rompi il blocco e passo. Dai, vai. Non dai, vai di rompere il blocco. Devi ammazzarli da vicino. Sì, ci passo. Guarda lì. Un cagnaccio, dimmelo che lo annego. Stiamo fermando il gattaccio. Cane. È un gatto, amore. Accidenti. Certo che te ci vedi malissimo proprio, eh. Ok. No, chi mi ha fatto male? Chi mi ha colpito? Falle chi è stato? Mi stanno tirando i calci. No, si spinge. Sanno dei saldi? Sta gente sa che ci sono il periodo di saldi. Dai, ma ecco, mi fanno ansia per queste cose. Guarda che abbiamo poche dirt. Lo so, purtroppo sì. Ok, aia. Accidenti a voi. Bene, comunque, bene. Dai che, la vedete che stiamo veramente farmando tante di quella roba pazzesca. Bene, proviamo a scendere. Non so se è una buona idea, diciamo. Finiranno prima o poi. Infatti, prima o poi. Bisogna mettere più barriere. Si va. Aspetta, si scende. Non ho detto di non andare. Si scende. No, perché non si va? Ho detto di non andare. No, io li ammazzo tutti. Li ammazzo. Non salirete. Dici che sono troppi. Sì, comincia a chiudere. Non riesco a chiudere, sono troppi. Senti. Perché non volete aspettare? Chiudi. Mamma mia, quanti. No, ce la faremo. Li fermeremo con la potenza del cuore delle carte. Ma credo la cosa è il cuore tuo, Naruto. Ma che stai dicendo? Dobbiamo mettere delle torce forse là sotto. Perché non fanno il testificate combattente ninja che chiamano Nasuto? Cioè, è fantastico! Nel naso mio, Nasuto! Ecco, vuoi scendere? Guardate la sfidata sul secondo canale su Naruto. Esatto, vai! Altrimenti gli zombie verranno a mangiarvi le scarpe. Attenzione, che prima le annusano anche come fosse Giancincillo. Vai, scendi giù, ok. Basta rompere le torce. Ma dobbiamo fermarli. No. Mangia ogni tanto. Ricorda che sono così buone. Tanto tutto grazie ai regali di Natale che mi hanno tutta questa robetta bella. Ma no. Ma non finiscono mai. I gatti. Non finiscono mai. Fosse carta igienica direi buon appetito. Ho mangiato dell'acqua. Sì, io c'ho anche. C'è il gatto intrappolato nell'acqua. Ecco. È uscito dall'acqua. Sì. No, ci sono altri. Tanto le spalle. Ho capito. Mi arrivano dappertutto. Non riesco più neanche a salire. Non dovrebbero risalire molto bene con tutta questa acqua. No, e risalgono un pochino però. Perché sono salmoni. Sono salmoni. Vengono lì per morire. Che diamine, torna su subito. Cosa sulla coda questo? C'è una farfallina. Torna su. Chiudili. Ma poi corrono. Che poi corrono sti tipi. Ora muoiono anche. Dove sono? Perché sto muovendo? È okay. Quello schifo. Senti. Come diavolo facciamo? Non riusciamo a scendere. Avevamo anche tappato due strade. Proviamo a rompere questo blocco qua. Ci deve essere qualcosa. Ecco. Dove sono? Non c'è più nessuno? Senti, forse l'unica cosa che possiamo fare è trovare una strada alternativa. Una strada che sta... Aia! Complimenti, amore. Ma chi è stato? Io sono stato. Ci voleva un secchio di lava. Se avessimo un secchio di lava, quello aiuterebbe in questo momento.
Non ce l'abbiamo, vero? Non abbiamo c'è una cosa che potremmo fare, ma non so se che ha cosa? Senso. Cosa vorresti fare? Mi è venuto in mente, se riuscissimo a buttare un Pandora's Box qui sotto. Un Pandora's Box qui sotto! Potrebbe spawnarci 100 mob, lo sai? Oppure potrebbe ucciderli tutti? Potrebbe ucciderli tutti e perderemo magari anche i chest. Esatto, no, non possiamo. Sei sicuro? Non siamo pronti in questo. Finiremo le frecce, ma noi scenderemo. La smetti di mettere i piedi ovunque. Gattaccio schifoso. Gattaccio. Stanno morendo! Vediamo la morte! La morte li colga! Ah! Ma quella è la peste li colga! Wow! No! Passando ho riattivato il darkness! Ma cosa hai riattivato? No! Nel cervello ce l'hai tu il darkness! Sì, ma bisogna fare in modo che sta gente qua scenda! Ok? Ammazzali! Bene, scendete! Ora riapri le porte, amore. È tempo che Arendelle abbia un nuovo re. No, vai, non lo so. Vai, apri le porte, amore. Aprile. Non cadere! Non cadere! Esci. No, no. Quello lì voleva essere re, ma non lo sa mai. Ok, no. scendi. Io sono già pieno di roba, te lo dico. Dobbiamo bloccare. Cosa vuoi bloccare? Siamo già morti quasi. Dobbiamo bloccare l'accesso a questi. Ah! Ma da dove passano? Ma non avevamo tappato! Ma che si è? Tenta, scappa! Ho capito, forse sono i muri che spawnano. I muri che spawnano? Perché dovrebbero uscire? Non è così buio. Fammi controllare qua! No, e si è aperto! Loro riescono a togliere i blocchi, secondo me. Prova a mettere un altro materiale. Ok, piano testifiche. Zombie. Ok. Allora, luce. Abbiamo tappato finalmente. Io è buio sto posto. Tappiamo di più. Maledetto cane. Tappa. I lati. Qua tappa. Stiamo provando a tappare. Cane. No, ma sto male. Sto morendo. Sto mezzo morto. Non abbiamo chiuso un cavolo. Mica ci sono i cavoli qui. Sono zombie, amore. Non sono cavoli semoventi. Sono zombie. Sei sicuro? Sì, abbastanza. Ok, chiudi. Maledetto cane. È terribile. Mamma mia, sti canecchi che mangiano i ghoul. Pensavo la stessa cosa, guarda. Ah. Sti canecchi. Vai, perfetto. Via. No! Chiudi, amore, non ti curare di nessuno. Chiudi e basta, chiudi. Dalle spalle. Dove? Quando spalle? Dove le spalle? Uccidilo, chiudi allora, fai qualcosa. Ah, sono chiuso nella ragnatela, sono sulla ragnatela. Accidenti alle ragnatele, accidenti, maledizione. Beh, però facciamo così e vedrai che vanno via tutte. Ok, guarda. Cos'è sto posto? Voglio capire cosa sia. Ok, chiudi anche di qua. Zium. No, i ragni. Grazie, ragni, ci tenevo. Mi voleva buttare, voleva farmi arrosto. I ragni vogliono mangiarmi arrosto. Che gusti strani. Ma che sapore prelibato devo avere. Salve. Sì, ma non è un grande. Allora, abbiamo tappato. Tutto. Passano! Dalle maledette pareti? Maledette. No, il gatto no, nel fuoco no. Dove è il gatto del fuoco? È bruciato. Ma perché sono sempre storti sti blocchi? Fai qualcosa lì con il portaragni. Ora volevo prendere il portaragni. Usala le tue briciole d'acqua per... No, già usate le briciole d'acqua. Vedi che gli ho tolto tutto. Ma mettila in alto stavolta. In alto la devi mettere. Un attimo, fammi mangiare. No, un alto, fallo tu, in alto. Fallo tu, ma ce l'ho già il secchiere. Allora usalo. Un attimo. Usa l'acqua, Luke. Sì, il secco. Dove la devo mettere? Con la forza. Qua, aspetta, facciamo così. Se io la metto qua, va... Ma che vuoi che vada? No, non va niente. Ormai sono un brutto posto. Oh, bravo, c'hai già il giro alle spalle. Che c'è già il giro alle spalle? Sì, ma l'hai tolto perché non lo stavi guardando. Dove sei? Ma da dove sei entrato? Ma abbiamo tappato tutti i buchi. Ma non so, perché si spawnano a caso? Ma cosa che si spawnano a fa? Ok. La luce ce n'è, mi sembra. Ce n'è di luce, vai. Ma abbastanza. Vanno via poco, ok. C'è uno spawner, va distrutto. Dov'è sto spawner? No, ho mangiato. Perché non c'era l'uovo cotto lì? L'uovo cotto. Perfetto, dai. Allora, finalmente abbiamo trovato un punto in cui possiamo stare tranquilli, si in sicurezza. Di dire, questa zona è finalmente praticamente. Si fanno! Va distrutto. È che mi spavento! Tenta. Da dove è arrivato? Da dove arrivano sti cani? Fermali subito, amore. Fermiamoli in fretta. Perché e fuori. Non so da dove sono usciti. Non lo so. Aspetta un po', non saranno mica delle queste tombe qui che li spawnano. Questi sono gatti. Guarda un po', perché qui c'è un buco? Come fanno? Li riescono a rompere. Ci sono cani. Gli Enderman, eccovi chi è. Ci sono gli Enderman. Datemi la mia death. Vedi che è qui, questo blocco non dovrebbe essere qui, secondo me. Schifosi. Ah!
Cosa? Sono tanti. Due cose insieme di mangiare, perché l'unica cosa che possiamo fare è ricordarci di mangiare. Non hai la caciuppa! Non ho il cappello! E io non ho niente, mi sa. Io se finisco la spada è un disastro. No, almeno c'è una spada buona. Dobbiamo fare un punto sicuro. Via! Non niente, mi maledetto. Ok, tolgo la dirt. Vai, dobbiamo cercare di rompere quello. Ma guarda lì come passano! Io penso al cane, tu pensi. Ma chi mi attacca da dietro? Non si fa! Ma da dove arrivano? Ma allora senti, io tolgo le zuppe dei gatti qua, le scaldino. Senti i cani qui stanno arrivando a fiotti. No, paura, arrivano i cani a fiotti. Vai, scaldina i gatti. Volevo soltanto distruggere. Ok, prendiamo via i gatti, rompi tutto. Ho rotto tutto, perfetto. Almeno se i gatti c'entrano. Non ci sono più. Ce l'ho io il piccone. Arrivo. Ok, ho rotto lo spawner. Chiudiamo tutto qui. Ok, questa. Aspetta, però la luce. Metti la luce. Prima. Metto la luce. Ecco l'errore che abbiamo fatto. Non abbiamo messo la luce nei posti chiusi. E ho capito come. Diamine pensare di faccia. No, sto bruciando. Sto bruciando. Non ho colpito, ci sta. Non bruciare. Torna a casa. Dov'è il secchio d'acqua? Mi stanno arrivando un milione. Non l'hai dato a me il secchio d'acqua, vero? Vai. Ok. No, ce l'ho io. Perfetto. No, sono finito subito una tomba di un gatto. Se non tieni un gatto morto, non prendimi. Aia. Miau. Basta! La tua vita è stata piena! Ma dove arriva lo scheletro? Ora spiega. Dai! Dobbiamo fare qualcosa per questo postaccio! Ma che cosa? Non lo so! Non mi è chiaro come funziona. Allora, questo gioco è un bel posto, ma se non ci fosse sti gatti, sono i gatti e i cani le cose più. Senti, così. Tu proteggimi le spalle una. Tu proteggimi le spalle. Va protetto. Ho già finito la spada. Ce n'è un'altra. C'è l'accetta di diamante. C'è un'altra bellissima. C'ho l'accetta di diamante. No. Puoi usare quella al posto della spada. No, ma per prendere le ragnatele. Sai che ci servono le ragnatele? Voglio tantissime ragnatele. Abbiamo pieno di ragnatele, voglio. E pensate che questa è solo la prima. Non ci andai laggiù, quella vedo già brutta. Chiudiamo? Chiudiamo tutto e festa finita. Va bene, chiudi tutti fuori. Chiudili. Non me, però. Cosa ti piace? Chiudi! Ma che due giri? Ma cosa? Quanto sei capace? Fatti sedere da un Enderman! Sì. C'è il muro più blu! Aia! C'è un mob dietro! Ecco, visto. Sto morendo! Salvami! Dove sei? Salvami! È andato! Mi sono messo male anch'io! Ma come diavolo hai chiuso quel buco? Ti pigiati da me! Ma vuoi venire? Sono qui sotto, metto in sicurezza tu! No, salve, importa da te! Ti pensami! Subito! Chiudi la porta! Non c'è niente! Chiudi, se no vengono su mi ammazzano! Chiudi, vengono su mi ammazzano! Non ho niente per chiuderti! E ora moriamo! Cos'è, Dirt? Non ce l'ho la Dirt, l'ho messa via! Ora mi vuoi rifornire di attrezzatura che devo anch'io proteggermi? Anzi, vai tu a recuperarmi la roba! Ma mi dai qualcosa per... Per cosa? Cagogna, per sopravvivere. Chi c'è? C'è un cane? Il corpo. Il tuo corpo è lì, amore. Devi prendere il tuo corpo. Blu? Prendi il tuo corpo blu. No, mi serve un piccone, no? Ti rendi conto che tu. Che. Aia! Ma come faccio a capire quali sono veri e quali sono bug? Vai via, esci! Ti rendi conto che non devi morire, tu stai andando lì? Via. Aspetterò a te che abbia finito. Ho paura, quello lì è vero e falso, è vero e finto. È vero, è verissimo. Ok. È lì nel muro, no, è nascosto, vai. Vado? È dietro il muro in realtà. Ti rendi conto che questo sarebbe successo se tu non avessi saputo tappare un buco? Senti, se non sarebbe successo tu non avessi... Via, piglia il tuo, piglia in fretta, corri che poi mi è un creeper, non è che sono i creeper. Ok, chiudi. Aia! Ma possibile non ci sia un attimo c'è di pace? C'è una spiegazione a tutto questo. Questo è un dannatissimo spawner. Questa affare è uno spawner di mob, non secondo me. Lo distruggo. Però tentate, non morire così. No, nel fuoco, ma spegniamo un po' sto fuoco qui. Spegni il fuoco, no. Non si spegne. È un fuoco l'ho spento, allora, in ritardo. Ora l'ho spento anch'io. Ok, chiudi, metti le luci, lucetta. Sto pigliando fuoco di nuovo. Non vendere sempre fuoco, ma possibile. Come ce ne cuociamo lo zombie poi? Non si spegne, chiudiamolo con l'acqua allora. Meno con l'acqua si maladra. Neanche con l'acqua si è spento in ritardo. Ok, io penso che questo sia uno spawner. Non ci metto mano sul fuoco, ma è uno spawner! Cosa? Ma non è vero! C'ho vita! Non ci credo, ero vivo!
vivo? Ero vivo? Mi ha scritto che ero morto! No, ma te non sai quello che ho visto io. Cos'hai visto? Io ho visto l'inventario che mi è mutato da un momento all'altro. Mi si sono spostati gli oggetti da soli. Che cosa è successo? Non lo so. Gente! Io ero vivo, si vedeva, infatti ho fatto respawn e sono morto di nuovo. Abbiamo superato la morte, noi siamo andati al di là della vita e della siamo morte. Morti due volte senza essere mai morti una. Ti rendi questo è inquietante. Tu chi sono io questo? Prendimi la mia roba, rompimela. Fermo, io devo rompimi la roba. Sì. Rompimi la spada, non posso romperla con la carne. Fai impressione. Sicuro di non potere. Anzi, prima spacca sto spawn, rompilo spawn, è uno spawn, rompilo. Spaccalo. Non ti vedo nemmeno. Ti vedo qua giù. Non ci credo! Tu sei già qua a rompere? E io invece ti ho visto laggiù. Io ho già finito di rompere la tutta. Tieni la tua roba. Dove? No, non romperla perché si è buggato tutto. Ho già rotta. Che roba? Si è creato lo spawner. Che roba? Che cosa hai rotto? Lo spawner. No, ma che cosa hai rotto? Ho rotto l'inventario. A quale? Non è vero. Sì, è vero. Dai, è rotto. Ok. Sì, c'è tutto? Quasi, ok, ora sì. Sì, no. Cosa succede? Mi hai rubato della roba per caso? Io l'avevo visto, no. C'è tutto. L'armatura l'avevo persa tutta? Può darsi. Avevo perso tutto. Chiudi laggiù. Cosa devo chiudere? Ok. Maledetti Enderman del cavolo! Sono sempre loro. Maledetti! Fuoco malefico. Allora, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo buggato Minecraft. Neanche l'acqua spegne il fuoco. Probabilmente c'è una quantità tale di mob che Minecraft non ce la fa. Non ce la fa. Ci devono essere qualcosa come 1000 mob minimo in un pezzettino minuscolo di spazio. Mike sta morendo e io sono morto due volte. Ma che cosa vivo? Vabbè, incredibile ma vero. Ho recuperato la mia roba più o meno. Quindi ho perso tutta l'armatura, può darsi. Se vuoi c'è qualcosa io. Siamo arrivati in questo posto. Questo sarà il nostro avamposto. In realtà, come avevo vedete, è troppo difficile. Quando vogliamo possiamo tornare a casa, perché sennò è impossibile. Avevate ragione voi. Siamo che questa prima discesa negli inferi vi sia piaciuta. E possiamo chiaramente dire che Dante non ha visto nulla. Grazie di cuore per essere con noi e alla prossima con gli Eternal. Sai che non sto facendo niente di quello che stai vedendo, vero? Come? Stai rompendo i blocchi? No. Chi l'ha rotto questi blocchi? L'ho già rotti mezz'ora fa. Come l'hai rotto mezz'ora fa? Sì. Come l'hai rotto mezz'ora fa? Sì, io in realtà sto mangiando una patata adesso. Come hai fatto a uscire di niente? È lo stesso istante! Ti ho detto che c'è qualcosa che non te lo sto... Ma dove stai andando? Dove vai? Non sto andando da nessuna parte, sono ferma in realtà. Ah! E non sono neanche lì, sono accanto a te. Sono davanti alle fornaci. Questa non è la vera Kiria. È un fantasma! Ecco, ora sì, più o meno sono lì. Ok, grazie, state con noi, alla prossima. Ciao! Gli Eternal Bug, Ghost e Dante! Chiamate il Ghostbuster! Esattamente i miei movimenti. Sorridi! E ho sorriso. Fai così, mettiti qui davanti a me e salta. Così vediamo quanto ritardo c'è in realtà. Davanti a me e salta e fai ciao. Ciao! Ok, vediamo. Vediamo. Ok. Kira sta già facendo. Da quando ha detto ciao nel video, lei è lì a saltare davanti a me. Chi è quella cosa? Ok, sta arrivando. Stai arrivando. Yeah! Incredibile! Sembra di essere in live. Ho smesso di saltare. Sembra di essere in live con un ritardo di mezz'ora. Grazie. Come faremo esattamente? Mi domando.